lunedì avremo un primo incontro con la cittadinanza, essendo la giornata di Pasquetta e ricollegandolo a quello che dicevo prima, avendo l'amore familiare, tutti quanti insieme alle famiglie, tutti i candidati, con tutti i cittadini simpatizzanti, quelli che collaborano e lavorano con questa lista, sono invitati al Lido Verde sulla Domiziana a passare la giornata di Pasquetta tutti quanti insieme. Dalle ore 10 saremo tutti quanti lì e passeremo una giornata allegra, spensierata, perché anche questo per me è politica: essere spensierati, tranquilli e non essere sempre nervosi o a pensare sempre al futuro. State tranquilli tutti quanti insieme, sperando di passare una giornata serena. Adesso passo la parola all'onorevole Sagliocco, che penso ci voglia illustrare qualcosa su questa avventura di questa campagna. Intanto una serie di spunti, ringrazio Franco per diciamo tra virgolette le provocazioni, di livello adeguato secondo me, perché ecco, quando c'è un'esperienza che viene da lontano all'interno di una grande partita, di una grande questione che è la politica, allora Franco Musto naturalmente anche quando fa il giornalista si porta appresso un po' della sua storia, dei suoi convincimenti, e nel porre la domanda in qualche modo diciamo dà riscontro delle sue assette di mano. Che cos'è la politica? Perché fai riferimento a dei valori, no? Che naturalmente Nicola ha anche messo in modo da graduare, no? La famiglia e naturalmente una serie di cose che in qualche modo fanno parte anche della mia storia, della nostra storia. Intanto ognuno di noi ha avuto delle esperienze, ha fatto delle cose, chi a certi livelli, chi magari ha avuto la fortuna come me di sviluppare anche una propria presenza all'interno del Consiglio regionale della Campania. Io parto da un solo dato, Franco. Ecco perché, e quindi ringrazio Nicola quando dice è complesso avere a che fare con Peppino Torello. Complesso perché? Perché ritengo che diciamo spesso le cose non si possono descrivere con colori tenui, perché le cose sono bianche o sono nere. Nella vita forse in alcuni casi non è così, ma in politica, quando facciamo riferimento a quei valori che tu dicevi, e cioè al dato di della considerazione che noi possiamo avere, faccio un esempio che mi è rimasto nella mente, nel cuore, cioè la descrizione che faceva il grande Papa della politica. Può essere quella che noi miseri mortali facciamo, raccontando spesso cose diverse dal vero, oppure la descrizione che ne faceva il grande Papa, cioè del più alto gradino della carità. In questo mi raccordo anche con quanto diceva Nicola: se noi portiamo nel cuore e nella mente questo elemento, abbiamo anche il senso delle cose che dobbiamo fare, senza se e senza ma, senza colori tenui o colori pastello, perché agire in un certo modo, quindi tutto quello che si connette all'agire, alle regole che in qualche modo si portano nella mente, fanno di fatto il fronte, il baluardo rispetto a tanti fenomeni che non funzionano dalle nostre parti, compreso la lotta alla camorra, compreso diciamo, lo sforzo enorme che dobbiamo mettere in campo per costruire occasioni di sviluppo. E su questo nel programma che ho letto, a me pare che ci siano le coordinate per questa città di immaginare un percorso diverso, alternativo di quello che si è fatto in questi mesi, in questi anni, cioè le regole, cioè la città normale che con piacere io vedo anche in alcuni manifesti di altri candidati. La città normale che significa? Significa che un governo cittadino in maniera normale e regolare mette in campo una serie di strategie per procurare un minimo di azione che vada nel senso della crescita e dello sviluppo di questa comunità. Questo è fatto, semplicemente questo. Cioè noi i proclami, non sta scritto da nessuna parte che evidentemente non bisogna fare alcune cose, già diciamo, è prepolitico il ragionare di lotta alla camorra, di ragionare in maniera trasparente di cosa pubblica, di ragionare in modo lineare di comportamenti e agire che devono essere quelli, non quelli che descriviamo dal palco, magari pur
non potendo rappresentare le cose che diciamo, in quanto è la storia di ognuno di noi che contraddice quello che diciamo. Cioè, noi possiamo creare questa città, che lo stiamo tentando in tutti i modi possibili, innanzitutto con una cosa che diceva Nicola, con una lista che ha le connotazioni giuste per dire senza se e senza ma che ci sono le condizioni oggi di dare una sterzata alla conduzione di questa comunità. E quando Nicola diceva in alcuni di più, anche professionalmente c'è incuffato il dato della legalità, della trasparenza. Quando in alcuni professionisti che abbiamo dovuto anche sollecitare, perché oggi la cosa più difficile dalle nostre parti è sollecitare uomini e donne a prendere parte alla vita e alla gestione del governo cittadino, perché c'è sfiducia, perché c'è ormai una sorta di indolenza, perché sono finite quelle articolazioni partitiche dove evidentemente si costruiva e si cresceva anche l'idea della partecipazione. Allora io penso che elencare i nomi a me pare che sia in qualche modo doveroso, e ringraziarvi tutti per la disponibilità che avete dato. Io spero che noi ripartiamo da Igri per creare le condizioni in questa città dove il dibattito sia quanto più chiaro e vero, quanto sia più diciamo comprensibile all'opinione pubblica. Riusciamo a comprendere noi e a far comprendere ai cittadini che scrivere un programma non è la copia di un documento che recuperiamo da buffetti, ma è un qualcosa a cui far riferimento in maniera costante, perché l'impegno che assumiamo tutti rispetto ai cittadini di questa comunità. E allora io i nominativi li vorrei far leggere al candidato sindaco e descriverne anche le peculiarità di ognuno. Io mi riservo di dire qualche altra cosa anche a margine di questa riunione, perché io ho voglia di dire, spesso però non mi rendo conto che devono essere gli altri, insomma, a dar riscontro poi alle cose che noi abbiamo in qualche modo deciso di fare, le abbiamo decise insieme, abbiamo procurato una riflessione che riguardava anche uno stop rispetto a una filosofia che è stata in questa comunità, perché si potrebbe anche immaginare di dire ma ci sono pezzi di una partita, ma noi siamo tutti cittadini di Rendola Ducenda, io con punta di attacco delle volte, perché se sto a Ducenda, a Trento, dicono che abita Aversi, se sto ad Aversi, che non so dove andare ancora cittadino avversario, per fare ancora qualche esame, e allora mi trovo spesso, però nella sostanza io dico, l'impegno che tutti abbiamo assunto è di portare questa comunità a un altro approdo, che deve essere quello delle regole, e sono d'accordo con la Picella quando dice su questo ci dobbiamo sforzare tutti, nel manifesto una città normale, una città dove evidentemente la chiarezza, la trasparenza e tutto quello che si connette con il governo della cosa pubblica, diceva un amico che non è più tra noi e spesso veniva anche in qualche modo, qualcuno più grandicello si ricorderà, insomma dare un conforto e dare un aiuto alla laboriosa popolazione di questa comunità, che per davvero è laboriosa, è in qualche modo ordinata anche culturalmente, non seguire alcuni processi che sono in altre comunità, non abbiamo grandi difficoltà da questo punto di vista. Si tratta di ripristinare quello che in qualche modo in altri momenti storici in questa città è un unico sentire fatto di mano stretta, franco, che valeva il documento scritto. Dobbiamo ritornare a questo. I nostri padri sono degli anni all'annata dell'anno successivo. Ma noi non abbiamo perso l'abitudine, però non è che i nostri padri, noi non abbiamo perso l'abitudine a pensare questo. Io vi ringrazio.